di proiettile che, come ci aveva spiegato, è trasformata da una sciagura, una disfatta, in una sorta di vittoria morale di chi è riuscito a portare a casa la penna, e poi la storia degli alpini si interrompe. Invece no, la storia degli alpini va avanti nelle personalità e nei gruppi che confluiscono dentro l'elemento partigiano. In questi ultimi anni ci sono vari convegni che sono stati dedicati al ruolo non solo degli alpini ma di tutto l'esercito italiano dentro la resistenza, che chiede insistentemente all'ANA di fare propria questa storia, di fare entrare nella storia ufficiale degli alpini la scelta degli alpini di diventare partigiani, scelta che hanno fatto personalità come quella di Romolo Ragnoli, ma anche di semplici alpini feriti e che hanno scalzato Nikolajevka perché ritornati prima, da feriti negli ospedali italiani, magari passati come militari di terza, sono poi finiti a fare i militari di prima linea sulle montagne del Mordirolo. Penso a Nando Sala che nel suo diario racconta proprio questo: da piccolo sottufficiale ferito ad una coscia, rimandato in Italia, rimane in Italia il tempo necessario per essere curato e dopo il 25 luglio rocambolescamente torna in valle e arriva in Val Camonica il 7 di settembre. Con l'8 settembre è già immediatamente arruolato subito nei primi che fuggono. La prima fuggono ai rastrellamenti tedeschi e poi fuggono per organizzarsi in montagna, prima in Valenza Maggiore e poi sul Mordirolo, per combattere contro i tedeschi e contro i fascisti. E con lui tanti alpini, chiamati in ragione del fatto di essere stati alpini e di essere orgogliosamente alpini. E quindi una cosa che anche l'ANA dovrebbe maturare, quella di essere orgogliosa della storia, della partecipazione dei suoi reparti, dei suoi alpini alla guerra di liberazione. Purtroppo anche nella forma più divulgativa, perché chiaramente se noi mettessimo insieme tutte le persone che sono qui oggi, le moltiplicassimo per 100 e chiedessimo a queste persone quanti hanno letto l'intera storia degli alpini di Gianni Oliva, forse siamo noi 3 e poco più, perché comunque è un libro corposo, difficile, pieno di documenti, pieno di elementi. Ma anche nella divulgazione istituzionale è molto semplice e aperta alle giovani generazioni, banalmente il sito internet dell'ANA dedica alla guerra di liberazione questa paginetta qua. Questo è lo spazio che, a fronte di 7 pagine su Nikolajevka, come è giusto che sia, però di Dio non contesto questo, però anche in questa paginetta, che pure basterebbe se fosse nel tenore di quello che sta facendo qui oggi, anche qui ci sono delle reticenze, ma gli alpini scampati dei fronti della Grecia e della Russia, con i loro racconti di guerra, con la descrizione dei drammi di cui erano stati protagonisti e vittime, con le notizie vere che la stampa di regime aveva taciuto, contribuirono certamente a diffondere l'orientamento ideale da cui sarebbe nata la resistenza, e quindi dopo l'8 settembre scelsero anche la via della montagna. Per cui la storia della resistenza è anche un po' storia degli alpini. Io invece mi parlo di lei, è la storia degli alpini che è anche storia della resistenza, e non la storia della resistenza che così per caso ha avuto dentro di sé anche. Quando l'ANA maturerà questo elemento, allora potrà valorizzare pienamente la funzione che la sua gloriosa storia dal 1872 fino al 1943 è stata preparatoria di valori per quegli alpini che sono entrati nella resistenza, alpini come Nando Sala, alpini come Romolo Ragnoli, alpini come Teresio Olivetti. La figura di Teresio Olivetti è assolutamente emblematica in questo elemento. E Teresio Olivetti era un giovane fascista, talmente fascista e talmente convinto, che nel 39, a leggi razziali appena approvate, partecipa con l'avallo dei suoi superiori e del suo padre spirituale a una competizione universitaria che era chiamata l'Elittoriale, in cui sostanzialmente i giovani studenti valenti delle scuole italiane del fascismo dovevano scrivere dei saggi, dei temi, dei lavori scritti di vari argomenti, potrebbe essere di geografia, di storia, di politica. Sulla dottrina del fascismo scrive un saggio convintamente favorevole al razzismo, mescolando il concetto del razzismo che usciva dalle leggi razziali con l'idea che in fondo l'italianità e quindi la difesa della razza italiana era anche la difesa dei valori storici che dall'antichità romana fino alla civiltà cristiana millenaria avevano portato avanti un'identità nazionale. Quando Teresio Olivetti, forte di questa vittoria, chiamato a fare convegni in tutta Italia, si convince
significava essere fascista e di cosa significava combattere la guerra fascista. Ed è lì che matura non individualmente, ma pedagogicamente la sua partecipazione alla resistenza. Perché sapete, Teresa Rivelli non ha fatto grandi azioni militari, è scappato gran tante volte dalla prigionia, è scappato da un campo vicino a Bolzano, è scappato quando era in carcere, era pressoché vicino alla fucilazione, ha tentato 8 volte di fuggire dal campo di Flossenburg, tant'è che l'hanno portato in un campo a più stretta sorveglianza. Quindi potremmo dire che era uno che dal punto di vista militare aveva una capacità di movimento, ma non era un grande combattente. Ma il suo combattimento dentro la resistenza è stato fondare il Ribelle, è stato fondare un giornale clandestino per educare le giovani generazioni a ciò che avrebbe significato costruire uno Stato nuovo, costruire un'Italia nuova, ripudiando le falsità e gli errori del fascismo. Ecco cosa ha significato per una persona come Teresa Rivelli fare parte delle divisioni alpine. Cosa ha significato l'esperienza della guerra da alpino? Una trasformazione di quella moralità che ha imparato dagli alpini dentro una ricostruzione di una nuova Italia libera, democratica. Non a caso noi ricordiamo di Teresa Rivelli la preghiera del ribelle. La preghiera del ribelle è, per chi è credente, una grandissima preghiera, un grande atto di fede di un uomo che ha sicuramente avuto una dimensione spirituale e una maturità spirituale molto forte. Ma perché guardarsi la preghiera del ribelle senza spirito religioso? È una grandissima dichiarazione di intenti democratici. È una delle più grandi testimonianze storiche di impegno per la verità, per la libertà, per il dismembramento dell'inganno di cui anche il giovane Olivelli è stato vittima. Per questo ricordare personalità come Olivelli, ne ricordo solo 3, ma potremmo stare qui veramente fino a domani a ricordarli tutti, significa anche ricordare a noi stessi che io non sono alpino, non cambio gli occhi, io non sono alpino. Ma se ho una cosa che mi accomuna agli alpini, nella storia familiare, personale, nella ideale partecipazione alla stessa nazione che anche gli alpini hanno contribuito a costruire, è proprio questa, che in ragione del loro essere alpini hanno scelto di diventare partigiani, e non per puro caso. Certo, si dirà, ci sono stati alpini anche tra i repubblichini, c'era una divisione alpina, la Monterosa, che peraltro l'Arma ha riabilitato dal 2001, assumendo su di sé anche una responsabilità coraggiosa di fare un percorso di unificazione, ma l'unificazione non può essere quella di dire non parliamo più della nostra storia perché così nessuno si sente escluso, né gli ex repubblichini né gli ex partigiani, perché questa è una violenza alla verità, è una violenza alla dignità di questi uomini che sono morti, che hanno costruito l'Italia, di questi alpini che sono morti. Per cui cominciamo a dire ai nostri amici alpini, non dite che la resistenza è anche storia degli alpini, ma che la storia degli alpini è pienamente degna di essere considerata anche la storia della resistenza. Grazie Alberto della contenutezza anche dell'intervento, ma della precisione e della puntualità. Ecco, prima di passare la parola, probabilmente il libro di Sara, se volete curarsi come si volesse, ecco, può recuperarlo. Prima di passare all'intervento di Giuseppe Cittadini, a me piace ricordare un alpino di Palazzolo che è scomparso questa settimana, Mario Martinelli, detto Morgan. Lui aveva fatto una formazione alla Monte Rosa in Germania e poi quando ritorna è schierato in Liguria, no, ad aspettare l'ipotetica invasione degli alleati, con i tedeschi dietro che non si fidavano dei soldati del Duce, no? Ecco, riesce con l'apporto di 2 ragazze che facevano la staffetta a superare le linee e comincia la sua vicenda partigiana tra il Piacentino e sulla Piacentino della Liguria. E poi lei ha citato, va a finire nella famosa Valle del Taro, no? Con la brigata Iulia. Ecco perché addirittura il nome, no? Riporta questo alpino della brigata Iulia,
e lì partecipa la protagonista con nome di Battaglia Morgan a livello territorio della Repubblica di Valditaro, e poi via via resistono a terribile inverno del 44 e poi la liberazione di Parma e così via, ecco. Ecco, ricordavo lei questo Morgan perché è scomparso da alpino, molto serio, molto prudente, e molto il suo parlare era sì e no e basta, tanto è vero che molti non sapevano neanche che era stato decorato con la croce di guerra al merito, ecco, rispetto a questo. Ecco. Passiamo la parola adesso. Sì, volevo dire che il primo comandante delle Fiamme Verdi è stato il primo comandante della scuola militare alpina di Aosta, che è il generale Masini, che aveva il nome di Battaglia Fiori. Tanto per ricordare, grazie Giuseppe, a te. Buongiorno a tutti. Non ho trovato nessuna edicola descrizione reale della triste vicenda militare di decine di migliaia di soldati coinvolti nel tremendo cerchiamento dell'asse del Don e della barca della morte. Mi sono deciso, scolare con l'attestato di quinta elementare rilasciatomi 35 anni fa, a descrivere nella crudezza della realtà quanto segue. Inizia così un girasole rovellierà, dal sottotitolo Le memorie di un ingegnere della 57esima compagnia artiglieri aggregata alla divisione Torino. Si tratta, come esplicitamente dichiarato dall'autore Giovanni Montempi, originario del Vese di Marone sull'Agriseo, di una testimonianza autobiografica che dal punto di vista letterario si colloca a buon diritto nel filone della letteratura memorialistica di Russia. Essa nasce come uno sfogo scritto a un terribile malessere interno che tormentava Montempi a partire dal suo ritorno dalla Russia. Dare voce al massacro dei commilitoni avvenuto nella Barca della Morte o Valle della Morte di Arkhusov. Per fare questo egli si avvale di una capacità di scrittura imparata sui banchi di scuola, ma arricchita da continue letture in età adulta. Una lingua scritta alla quale ormai è riconosciuta anche in ambiente accademico una sua propria dignità e che va sotto il nome di linguaggio dei semicolti o italiano popolare. I cosiddetti errori grammaticali sintattici che abbiamo volutamente lasciato in fase di trascrizione non cancellano la forza incredibile di una narrazione storicamente precisa fino al dettaglio e carica di emozioni per chi legge, come avremo modo di sentire tra poco dalla viva voce del figlio di Giovanni, Giorgio, che ci leggerà alcuni passi del libro del caro papà. Iniziamo proprio con l'incipit del libro. Cedo la parola a Giorgio Contempi. Grazie. Il 2 aprile 1939, giorno delle palme, il sole mattutino con i suoi raggi dorati e primaverili baciava i ramoscelli d'olivo portati alla chiesa per la rituale benedizione. Lasciavo il paesello natio per raggiungere il distretto di Brescia. La mia marea di gioventù, scesa dalle valli e giunta dal piano, attendeva con me la destinazione. Riuniti in drappelli, si partì per la stazione ferroviaria. Il mio drappello era composto da 7 persone e la nostra destinazione era la scuola centrale del Genio di Civitavecchia. Il sole volgeva al tramonto e la lunga tradotta si mosse alla volta del meridione. Una nostalgia insuperabile opprimeva il mio cuore, profondamente attaccato alla mia terra natia, alla mamma, a tutte le cose e persone care lasciate ai piedi una ridente collina sul limpido lago di Iseo. La tradotta militare col suo patatin patatan viaggiava indisturbata portandosi seco pensieri e ricordi giovanili di 1000 e più individui. Eravamo in 7 bresciani, amalgamati come fratelli in una sola famiglia. Piccinelli, Taglietti, Franceschinelli, Zanardini, Pedretti, Mazzucchelli e il sottoscritto. Con Pedretti mi ero legato con più stretta amicizia e il destino volle che, inseparabili, superassimo insieme fino al ritorno le inenarrabili imprese in terra di Russia. Tra i bresciani più cupo e pensoso era Taglietti. Non poteva distarsi dal pensiero della mamma, della fidanzata che ogni patatin patatun della tradotta ci portava sempre più lontano. Il più allegro, almeno all'apparenza, era Zanardini. Era solo, non aveva più la mamma, e ogni tanto prendeva Taglietti sotto il braccio per indurlo a cantare
dicendogli in dialetto: «Oter che Muruso, engai russi dentato a caro Negupuri», e nelle orecchie li canticchiava: «Addio scende, addio ragazze, le valche russe ci stanno ad aspettare». Il lungo treno sordo, le nostre nostalgie viaggiava come una saetta, ora attraverso foreste vergini, silenziose e austere, sorvolate da ogni sorta di volatili, oramai vicino alla frontiera romena. Altra sosta per il cambio della locomotiva, e poi avanti, avanti ancora, un'altra sterminata pianura solcata di discreti corsi d'acqua, ove sorgevano villaggi e capanne, formicolanti di gente dei campi, intenti nel loro quotidiano lavoro, salutavano alzando il loro antico arnese, e il treno, come il vento, lasciava tutto dietro a sé, inoltrandosi nelle vallate, ora coperte di ubertose boscaglie, rigurgitanti di greggi e mandrie. Più avanti ancora, su medie colline, ci avvicinavano a incantevoli e solitarie pinete. Poche ore ancora, e poi il macchinista avrebbe azionato i freni, e il nostro lungo viaggio terminerà, per riprendere poi con le macchine e a piedi il nostro cammino verso il fronte. Allora, la vastissima produzione di memorie sulla Russia si fornisce testimonianze preziose che non trovano spazio nelle relazioni ufficiali. È proprio grazie a queste testimonianze che veniamo a conoscenza dello stato d'animo delle truppe, delle loro condizioni di vita, dello svolgimento dei combattimenti visto da una prospettiva interna. Inoltre, visti i pochi documenti pervenuti a causa della rottura del fronte prima e agli archivi sovietici secretati poi, la memorialistica si è in buona parte sostituita alla storiografia nel darci l'idea del periodo relativo alla guerra di Russia. Anche il memoriale di Giovanni Contempi ci dà questo tipo di informazioni, ma non si limita a descrivere la ritirata dal Don. Egli prende in considerazione anche la fase precedente, a partire dalla formazione del corpo di spedizione italiano in Russia, XIR, raccontando poi del periodo nel quale l'Armir, armata italiana in Russia, inglobò la precedente formazione, fino alla rottura del fronte sul Don e alla terribile esperienza della battaglia di Arkhangelsk, ribattezzata dai memorialisti la Valle della Morte. Essa in effetti è stata poco ricordata dopo la fine della guerra, sia perché fu un'esperienza veramente terribile e gli scampati furono pochi, sia perché è politicamente poco vantaggioso per i fascisti parlare del disastro subito dopo la guerra, c'è ancora per il silenzio generale calato su questo argomento nella fase della guerra fredda. Contempi, pur non essendo un alpino, vive la stessa tragica esperienza, anzi arriva addirittura un anno prima dei contingenti alpini e proprio vive tutta la fase dell'avanzamento fino a Stalino, come poi potete vedere dalla cartina che abbiamo portato. Il ricercatore Thomas Schlemmer, nel suo libro Invasori non vittime, la guerra italiana in Russia, spiega che episodi come quello di Arkhangelsk, non analizzati da un punto di vista storiografico, ma entrati direttamente nella leggenda, contribuiscono a creare un concetto di vittima distorto e a non fare più differenza tra chi attacca e chi viene attaccato, cosa che in buona parte è accaduta in Italia, proprio con la campagna di Russia, a seguito della sterminata produzione di romanzi e memorie fiorita dall'immediato dopoguerra in poi. Il Contempi partecipa da giovane recluta entusiasta, vuoi per l'età, vuoi per la propaganda, alla guerra di occupazione della Jugoslavia, così ce la racconta, per poi maturare dolorosamente insieme a una divisione da Torino, che uscirà decimata dalla campagna di Russia. Pensate che dei 12.000 partiti a fronte tornano a casa circa 1.200. Sarà l'esperienza in Russia a trasformare il giovane Contempi, cresciuto sotto i dettami di un regime che si professava imbattibile, che proponeva la guerra di invasione come giusta e necessaria, che millantava di essere alleato alla Germania con pari dignità, in una persona costretta a ragionare con la propria testa e in base a quanto vedeva con i propri occhi, la crudeltà nazista nei confronti dei civili in Ucraina, la volontà di distruzione e dominio spietata, la progressiva totale dipendenza dell'Italia rispetto alla Germania. Infine il mito dell'imbattibilità definitivamente crollato insieme al fronte. Giovanni Contempi è un caso esemplare di come la Russia fu in effetti l'incubatrice della resistenza. Fu in quella situazione che nacquero in molti soldati i germi della ribellione a un regime e a una politica scellerati, che presero definitivamente forma dopo l'8 settembre. Contempi, infatti, riuscito a rientrare in patria, viene mandato di stanza a Napoli. È qui che l'8 settembre egli decide di non schierarsi con i tedeschi prima e con la Repubblica Fantoccio di Salò dopo. Torna a casa, uomo di profonda fede e formazione cattolica, si confida con il ministro di cultura
contatto con il primo gruppo di fiamme verdi di Marone, sarà sempre lui 20 anni dopo a consigliargli di scrivere tutto ciò che aveva vissuto e che gli procurava un forte disagio interiore, ossia quel libro che oggi noi possiamo leggere nella sua forma originale, che qui trovate qui nella qui alla rinascita. Prima di lasciare la parola ancora una volta a Giorgio, che ci leggerà una parte relativa proprio al combattimento nella barca della morte, per questioni di tempo non proseguiamo, avremo anche una parte molto interessante relativa proprio alla battaglia della Croce di Marone, però come sapete Lampi ogni anno celebra la ricorrenza della Croce di Marone, per cui chi segue ogni anno la manifestazione già ha avuto 2 anni fa occasione di sentirla, perché all'uscita della tesi di laurea, che adesso è diventata un libro, proprio Giorgio l'ha letta in occasione della celebrazione della Croce di Marone, quindi adesso vi leggeremo alcuni passi relativi proprio ai combattimenti, la fase cruciale dei combattimenti. Ecco, l'ultima cosa che vi voglio dire, che è purtroppo una considerazione molto amara, riguarda quelle notizie tremende che provengono in questi giorni proprio dai luoghi del memoriale, quegli stessi luoghi dove, almeno io speravo, che la guerra, la morte e la distruzione di intere città fossero incubi da ricordare solo nei romanzi. Parlo in particolare di Kiev, di Donetsk, di Mariupol, che sono in questi giorni martoriate da un conflitto che purtroppo sembra essere solo iniziato. Quello che sembrava essere solo un racconto si trasforma in una riflessione necessaria che vi chiedo di condividere con i vostri figli, i vostri nipoti. Passiamo un po' di tempo con le nuove generazioni, perché il nostro compito è proprio di trasmettere loro questi ricordi, perché chi li ha vissuti adesso non c'è più. Lascio la parola al professor Sbandetti, grazie. La barca della morte. L'orologio segnava le 17 e il crepuscolo era sull'imbrunire. La battaglia non dava segni di tregua. I nostri cadevano come l'erba sotto l'avanzare lento ma sicuro della falce. I feriti a migliaia giacevano sulla neve, chiamavano le persone più care, gli amici, la mamma, quella mamma che certamente non rivedranno mai più. Portaferiti, sanità, posti di medicazione, nulla più di tutto ciò, erano tutti coinvolti nella tremenda battaglia. Un pugno di neve gli si dava in bocca perché assiderati dalla febbre e poi nulla più. Tra i più atroci dolori, calpestati dalla furibonda mischia, attendevano la morte gelata, con il pensiero certamente oltre le barche e le immense pianure, attraverso gli spazi dove una mamma, indissolubilmente unita nel pianto, righerà il volto recitando un'infinita e sublime preghiera. Al mio fianco avevo l'amico Zanardini, più avanti era Franceschinelli. Carboni si strisciava sulla neve, ormai consumata dal calpestio di migliaia di fanti, disseminati ovunque in un eterno sonno. Le mitragliatrici nemiche frizzavano le loro scariche, tagliando ovunque chi osasse alzarsi. La sera imbruniva lentamente. Fradici, mescolati nella neve e nel sangue puro e glorioso dei nostri compagni, affamati, senza una lieve speranza, passo passo si strisciava avanti. Un grido al mio fianco, mi sento dire da Zanardini: «Sono ferito, mi ha preso una pallottola qui alla gola!» Lo presi, lo girai a faccia in su, sulla riva, e subito capii che la ferita era mortale. La pallottola era entrata nella gola e attraversando il cuore gli è uscita dalla schiena. Stava già aspirando. Con una mano gli feci il segno della croce sul petto, gli recitai Gesù d'amore acceso in un orecchio, depositai un bacio su quella fronte impavida e fiera. Avanti ancora 2 metri sulla neve, un'altra voce accorata mi chiama: «È Franceschinelli!» Mi strisciai ancora un poco per raggiungerlo, con raccapriccio, a capo indietro, gli usciva forte il sangue dal mento. Un colpo nemico l'aveva trapassato al collo. Mi chiese se era molto ferito. Gli risposi a mezza voce per non farmi dire: «Anche per te ti attende la gloria degli eroi». Le sue prime ed ultime parole furono: «La mamma, dillo alla mamma che sono morto nell'adempimento del mio dovere e dall'assù eternamente la veglierò». Mi fece cenno di estrargli il portafoglio, in esso gli tolsi la foto della famiglia, che la bagnò di lacrime baciandolo. Poi volle che lo aiutassi a dire una preghiera di perdono a Dio e si assopì
nel sonno eterno. La notte era scesa togliendo ai nostri occhi l'immensità della spaventosa battaglia per il nostro annientamento. Il fuoco nemico bruscamente si affievolì e cessò. La notte era profonda, la tormenta implacabile. I resti di quella invitta armata italiana, affamati, digiuni da due giorni, stanchi, disorientati, sorretti da sovrumana forza e spirito di sacrificio, aggrappati a coloro che nel comando vivevano la nostra stessa tragedia, si vagava nel buio della notte profonda, ritirandosi verso nord, verso quella balca della morte dove la seconda Odissea scriverà un'altra memorabile pagina di gloria della resistenza del soldato italiano. Il resto della mia compagnia scese lentamente nel fondo della barca, al seguito di altri reparti dimezzati nella cruenta battaglia. Si trascinava con noi sopra delle slitte i feriti più leggeri medicati, con gli ultimi resti di medicazione e le ultime grida strazianti di coloro che non si potevano trainare con noi, echeggiavano nella tormenta, straziandoci il cuore. Diranno, ma perché li avete lasciati là? Era, umanamente parlando, impossibile soccorrerli. Chi non ha vissuto questa tragedia non potrà mai lontanamente immaginare la sua più spietata realtà. Un'altra sera volgeva al tramonto, passai vicino ad una capanna. Volevo entrare, ma la paura del fronte vicino temevo che qualche ufficiale tedesco mi incolonnasse con qualche suo reparto verso il fronte. E questi pensieri mi spinsero a proseguire ancora finché la notte mi avrebbe fermato. Una forza sovrumana mi reggeva e mi incitava a camminare. Non era un essere umano che camminava, ma un'ombra paurosa, fragida e affamata, stracciata e cenciosa, sudicia e gelata. Nascondeva però un'anima ancora ardimentosa e forte nella resistenza. Indietro ancora verso quella lontana ed amata Italia. Ci hanno mandato a combattere senza uno scopo, senza un ideale. I nostri padri hanno combattuto per un sublime ideale. Noi ci hanno mandato a morire per la pazzesca impresa di due criminali. Ancora grazie, penso che sia stata una mattinata molto importante per l'Anpi, per le Fiamme Verdi, per tutti noi che siamo qua stamattina. In un saluto alla nostra associazione, Andrew diceva che non è più l'ora delle armi, ma è ora di affinare le armi della critica. Ecco, questo è un messaggio che viene da quei momenti e che è utile che assumiamo anche noi come compito per continuare la nostra presenza. Abbiamo sentito qua tanti esempi di esercizi di responsabilità. Ecco, traiamo da queste esperienze di vita questo insegnamento. Essere responsabili e non delegare mai a nessuno un'obbedienza cieca e assoluta. Ecco, questo è l'augurio con cui ci lasciamo stamattina, sapendo che gli scarponi diventano, che ha presentato Agnini, sono un po' sempre un esempio, e come diceva il nostro Lino Petroni, che ricordiamo, più fin mia che ne è mai finita, il percorso della libertà, della dignità umana, della giustizia sociale non è mai finito. Buona percorrenza a tutti, allora, grazie.